Ciao, sono Ginevra Pirola, ho 15 anni, vengo da Bollate, provincia di Milano. Ciao, sono Esteban Frigerio, vengo da Como, ho 15 anni e frequento il secondo anno del liceo artistico. Mi chiamo Denise Prinzi, ho 13 anni, vengo da Ciampino in provincia di Roma. Sì, una cifra, vai. Mi sento abbastanza pronta. Facciamolo. Un processo dove ci sono delle persone. Mi viene autopsia. Utopia, qualcosa che c'entra magari con il corpo. La scienza che studia i topi? Se l'immaginazione è al potere, poi le cose pratiche saranno, le scelte verranno giuste. E cioè saranno fatte scelte giuste e le persone sono più libere, più felici. Se possono immaginare. L'immaginazione dell'uomo ha un potere per poter essere, diciamo, realizzata, soprattutto credo nel periodo dell'illuminismo, questa frase era abbastanza usata, suppongo. E una persona vuole avere potere, quindi oltrepassa i limiti, cioè, ad esempio, uccide anche per aver potere. Vietnam, negli anni 60. Se nascevano delle femmine, delle bambine femmine, venivano uccise oppure, cioè, non considerate. La guerra contro gli Stati Uniti. John Kennedy andò a liberare il paese? Non lo so. Allora, io scenderei in piazza per manifestare sulla pace e sull'amore, vabbè, quello è il principio, per me è quello. Se ci fosse una manifestazione contro la violenza sulle donne, scenderei sicuro. Oppure non scenderei se ci fosse una manifestazione contro la scuola lavoro, che credo che sia utile. Per il cibo, nel caso mancasse. Il cibo è molto importante. Per l'abbandono animale. Io qualsiasi animale che trovo, per me, anche se è un topo, mia madre fa schifo, a me piace. Per la felicità, per qualcosa che tenga uniti tutti e li faccia rimanere felici. Se è il cibo, va bene lo stesso. Voterò due volte il cibo. Per rendere il mondo un posto migliore, con il governo che ci abbiamo, vabbè. Non buttare le cartacce, anche se sinceramente io le butto. Cercare di stabilizzare la popolazione italiana, perché abbiamo avuto alcuni problemi di immigrazione, eccetera. Per carità, gli immigrati possono venire e troveranno una casa. Abolire il più possibile l'utilizzo di soldi. Cioè, togliere almeno come valore principale il denaro. Delle persone che in un governo hanno il potere. Quelli che cercavano di anarcare con la nave. Qualcuno che dà leggi, simile a un dittatore, non lo so. Aspetta, gli anarchici erano quelli che tipo preparavano le colazioni per il Papa, facevano tipo, ci mettevano le rose dentro.